Benvenuti al terzo appuntamento con i riassunti di Cinderella and Four Nights. Partiamo subito con l'episodio 5. Nella puntata precedente Tizio 3 aveva scoperto che oggi è il compleanno di Cinderella e mentre Tizio 1 e 2 combattono come due tacchini per dimostrare alla pollastrella chi è più figo, Tizio 3 e il maggiordomo con il ciuffo di Elvis fanno partire la festa. A questo punto, essendo tutti, si siedono intorno al tavolo e Tizio 2 fa notare a Cenerella di essersi accorto che i suoi cosmetici erano caduti nel fiumiciattolo e le regala una bella crema all'olio di salmone. Sì, all'olio di salmone. Chissà che profumino invitante. E vabbè, visto che gli altri tizi non hanno un regalo per lei, Cenerella chiede a tutti di fare una bella foto insieme. La scatta e poi ammette che il suo compleanno è un altro mese, ma intanto è riuscita a fare loro la foto. Grande! Bella e triste intanto si mostra in tutta la sua tristezza e si buca pure un dito, quindi mentre vive la condizione di bella, triste e dolorante, pensa alle parole di Tizio 1 che l'ha promesso che può aiutarla a riconquistare Tizio 2. Cenerella può ora mostrare al nonno dai capelli di ghiaccio la foto di tutti i cugini seduti allo stesso tavolo. Il nonno la ripaga abbondantemente e con l'aggiunta di un bonus, che è esattamente il totale dei soldi che deve al cimitero per la tomba della madre. Cenerella capisce che questa è stata un'idea del maggiordomo dal ciuffo antistatico. Lo ringrazia, lui si inchina, ma il ciuffo non si muove. Che ciuffo! La matrigna intanto scopre che la moglie del nonno dai capelli di ghiaccio sta per andare al centro estetico dove lei lavora e trova il modo di incontrarla per avere la conferma che Cenerella sia davvero nel castello incantato. Cenerella va al cimitero e porta dei fiori alla madre. Vede la tomba della mamma di Tizio 1 e mette un fiore anche su quella. Sempre carina la nostra Cenerella. Tornata al castello scopre da Mrs. Brick che a breve sarà l'anniversario della morte dei figli del presidente e che i tre tizi non si presentano mai a questo momento importante. Allora che fa? Promette al nonno dai capelli di ghiaccio che cercherà di convincerli ad andare, nonostante sappia che sia molto molto difficile. Inizia il suo lavoro psicologico per convincerli, prima con Tizio 1 in piscina, scena che li porterà ad uno dei rallenti più rallentati di tutta la serie, sotto la doccia dove lei, vabbè, fa la doccia vestita, ma questa è tutta un'altra storia, e ovviamente non succede un bel niente. Poi con Tizio 2 che la guarda sempre con il suo fare simpaticissimo, e poi con Tizio 3 che alla fine resta sempre più bravo, perché alla fine dei tre è l'unico simpatico. A questo punto Cinderella incontra la madre di Tizio 2 che per praticità chiameremo in maniera molto carina Mammazzati. Mammazzati porta Cenerella a fare shopping, cioè la usa come bestia da soma praticamente, e poi in maniera carina le dice che per lei non vale nulla. Arriva Tizio 2 e la salva senza neanche salutare la madre, ma poi scopriremo il perché. Poi hanno una discussione e le urla in faccia che loro non sono amici. No, Tizio 2, questo a Cinderella non si deve fare. No, 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 no. Cenerella ha qualche problema di stomaco, allora Tizio 1 che la incontra in casa l'aiuta bucandole il dito, mi dicono che in Corea si faccia così, e qui lei gli spiega di aver scoperto che forse il padre che ha conosciuto non è il vero padre e parte un momento molto molto tenero tra i due. Lui diventa quasi dolce e lei rutta perché ha funzionato il buco sul dito e quindi l'ha fatta digerire. Tizio 2 intanto si sente in colpa, e giustamente direi, e cerca di scriverle, ma lei è in giro a mangiare con Tizio 1 e il cellulare è a casa, perché tanto abbiamo visto nel primo episodio che non le scrive mai nessuno, quindi dov'è il problema? Al castello arriva anche la madre di Tizio 3 che non sta zitta un attimo e che chiameremo per comodità Mamma Mia, perché Mamma Mia veramente stai zitta un attimo. Tizio 1 sta riaccompagnando a casa Cenerella che si addormenta in macchina e lui con grande dolcezza la posiziona comoda sul sedile per potersi riposare. La riporta al castello e Tizio 2 li vede insieme. Allora gelosissimo cerca di parlare con Cenerella che però non perde occasione per ricordargli che dovrebbe andare alla commemorazione del padre. E niente, fine episodio. Quindi tra due secondi episodio 6. Episodio 6. È il giorno della commemorazione e Cinderella e il maggiordomo col ciuffo salmonato sono già al tempio. Arriva Mamma Mia, che ovviamente attacca a parlare un sacco, il figlio invece è in studio a registrare, ma qualcosa non va. Non riesce a togliersi dalla testa le parole di Cenerella in merito al commemorare suo papà. Arriva anche Mammazzati, che si sputa un po' di veleno con Mamma Mia, e qui vediamo un flashback veramente molto triste. Il momento in cui va via dal castello, incurante delle lacrime di Tizio 2 ancora bambino, e lo abbandona al castello perché deve rimanere lì ed ereditare la sua posizione all'interno dell'azienda. Mammazzati veramente. Vabbè, qui vediamo un altro flashback, ma di solo qualche ora prima, in cui Cenerella dice a Mrs. Brick che la matrigna non le ha mai dato la possibilità di poter commemorare la madre come avrebbe voluto.
e sappiamo che la matrigna è proprio nastro. Ma torniamo al presente. Nell'incredulità più totale, Cenerella e il maggiordomo dal ciuffo dei segreti vedono arrivare Tizio 3 e dopo pochi secondi anche Tizio 2. Sperano di vedere arrivare anche Tizio 1, ma purtroppo nulla, non arriva. Arriva il presidente, Cenerella si scusa con lui per il fallimento e, convinta di non essere riuscita nel suo intento, decide di abbandonare il castello. Il presidente, le due mamme e i due tizi iniziano la cerimonia. Ma arriva ad un certo punto Fabri Fibra, il quale, invidioso del ciuffo tantrico del maggiordomo, si avvicina e gli dice che qualche ora prima Tizio 1 è andato al tempio e ha depositato un fiore sulla tomba del padre, lo stesso fiore che Cenerella aveva messo sulla tomba di sua madre. Il presidente, dopo la cerimonia, sale in macchina e si sfoga con la moglie che gli tiene la mano, ma appena arriva il maggiordomo col ciuffo 3 stelle Michelin le toglie la mano dal marito. Chissà che ci nascondono questi due. A questo punto il maggiordomo dice al presidente che anche Tizio 1 è andato e decidono quindi che Cenerella dovrà tornare al castello. Missione compiuta. Intanto la matrigna e la sorellastra decidono di andare al castello, dove si può entrare liberamente, a quanto pare, è tipo un parco giochi, e dicono un sacco di fregnacce su Cenerella. Mrs. Brick, che all'inizio sembra molto sospettosa, fa poi un errore incredibile, le lascia libere di girare tranquillamente. E quella meravigliosa, simpaticissima persona della sorellastra, gelosa di Cenerella, versa dell'inchiostro sulla sua divisa della scuola. Arriva il maggiordomo con il ciuffo di marca e le fa buttare fuori come meritano. Oh, queste sì che sono belle scene. Però la sorellastra crea una storia su Cenerella e la posta su un social per fare in modo che tutta la città inizi ad odiare la sorella. Cenerella non ha un posto dove dormire, chiede all'amica di ospitarla, la quale non può, e allora Bella e Triste, che casualmente passava nel negozio della migliore amica di Cenerella, la invita a casa sua. Probabilmente perché vuole un po' indagare su di lei. Qui Cenerella ammetterà che non è fidanzata con Tizio 2. Bella e Triste quasi sorride, quasi, cioè non del tutto, abbozza un po' un sorriso, e Cenerella le dice anche del suo diploma, cioè il giorno dopo lei si diplomerà e nessuno andrà alla sua cerimonia. E allora Bella e Triste, e Gentile in questo caso, le promette che andrà lei. Tizio 2 legge il diario di Cenerella, scopre che è il giorno del diploma e ricorda di avere lui la divisa. La cerca, ma la trova macchiata di inchiostro. E allora corre a comprarne una nuova, ma la povera Cenerella intanto viene derisa perché si presenta in tuta. Povera piccola. Intanto, durante la consegna dei diplomi, la storia creata dalla sorellastra gira tra tutte le studentesse e alcune di loro non la prendono bene e decidono di farla pagare alla nostra povera Cenerella. Mrs. Brick trova un biglietto di addio, lo dà al maggiordomo col ciuffo pompa, il quale dice al presidente che sa dove trovarla perché sa del diploma. Tizio 3 legge sui social che c'è il diploma e che alcune persone vogliono far male a Cenerella e decide di andare anche lui alla manifestazione. Anche Tizio 1, il quale sapeva del giorno importante, arrivato a scuola scopre che alcune ragazze vogliono far del male a Cenerella e la cerca in tutti i modi. Con una menzogna alcune ragazze riescono a rinchiuderla in una stanza insonorizzata e la legano e iniziano a minacciarla e ad offenderla. Per fortuna Tizio 1 scopre dove si trova, pesta i ragazzi che ci sono a guardia della porta e la libera coprendola con il suo giubbotto. Usciti dalla stanza i ragazzi che lo vogliono picchiare però diventano tanti. Arriva Tizio 2 e, buttando le chiavi della sua macchina dalla finestra, dice che il primo che le prenderà diventerà proprietario dell'auto, così si libera di loro in un secondo e, con fare molto carino, porta via Cenerella da Tizio 1 tra le lamentele di lei che non si vuole separare da lui. Nel frattempo alla scuola sono arrivati Tizio 3, Bella e Triste e il maggiordomo dal ciuffo del Cobra Kai, che li mena di brutto e recupera le chiavi. Qui succede il finimondo. Tizio 2 si rinchiude in una sala di registrazione e prende inavvertitamente dentro un tasto che accende una videocamera e li manda in diretta in tutta la scuola. Loro si mettono perfettamente al centro dell'inquadratura e anche a fuoco. Ma vabbè. E qui le dice che vuole fare una storia con lei. Il tutto viene visto da Bella e Triste, che diventa tristissima. Tizio 3, il maggiordomo col ciuffo al marzapane, e Tizio 1 che ci resta malissimo. Lei risponde di no alle avance di Tizio 2 e a questo punto Tizio 1 interviene spegnendo la telecamera. Sta per andarsene, ma sente Cenerella dire che non vorrà più far finta di essere la fidanzata di Tizio 2. Il suo sguardo fa capire che lui è tornata la speranza, ma Tizio 2 risponde che vuole comunque provare ad uscire con lei. E allora inquadratura su Tizio 1, Cenerella, Tizio 2, Bella e Triste che si trasforma praticamente nella vedova nera, quindi stiamo vedendo il nuovo nemico del mondo, e fine. Finita la puntata. Alla prossima. Ciao a tutti.